Io sono un consigliere comunale che certamente fa interventi politici e attacchi politici anche molto duri, che però restano sempre circoscritti e limitati all'ambito, alla dimensione, al perimetro politico, mai andando ad intaccare la sfera personale. Ci può essere l'attacco al soggetto politico, ma mai alla persona. Di tenore completamente opposto è invece il comportamento di Bianca Bosniaku, capogruppo del PD. Guardate come si è comportata in consiglio comunale allorquando il consigliere Massimiliano Stellato ha tentato di aggredirmi. Guardate le immagini. Io vorrei passare oltre, magari uno può dire, ma è stata così un'uscita in un momento concitato, ma è andata fuori binario. Non è così, perché Bianca Bosniaku alcuni mesi fa, ricordate, come si comportò nei miei confronti dicendo addirittura tu puzzi. Riguardiamo quelle immagini. Luigi, vedi che fa molto caldo. Lo so. No, puzzi, nel senso. Puzzo? Puzzi, io uso il deodorante che di 72 ore. Non so tu. Però non so tu. Vuol dire che puzzi parecchio, però non sono anche io. Io vengo da paesi civili. Dunque, Bianca Bosniaku è maledettamente recidiva. Un comportamento inqualificabile per una persona, per una donna e in particolar modo per una persona che ricopre un ruolo importante, istituzionale, quello di consigliere comunale. L'uomo e la donna sono uguali, l'uomo deve rispettare la donna e va combattuta la violenza contro le donne, vanno rese inasprite ancor più le pene alla luce degli accadimenti gravi che ci sono stati, i femminicidi, le violenze, qualcosa di osceno, di orrendo che bisogna condannare e che bisogna perseguire con ogni modo, in ogni modo, anche con l'inasprimento delle pene. Però, se permettete anche, deve esistere il rispetto nei confronti degli uomini. Il rispetto delle donne, della donna nei confronti dell'uomo. Proprio ciò nell'ottica della perfetta parità tra uomo e donna. Vi ho fatto vedere il comportamento di Bianca Bosniaku. Stendiamo davvero un velo pietoso.